Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare della questione coronavirus. I tre casi abruzzesi sotto osservazione per sospetto contagio, un bambino all'Aquila e una coppia di coniugi, tutti cinesi, a Teramo, sono risultati negativi al coronavirus e quindi al momento in Abruzzo l'allerta è rientrata. Il virologo Giustino Parruti invita a non farsi prendere da psicosi immotivate, ad esempio legate all'uso della mascherina, e spiega anche le caratteristiche del virus in Italia, appena isolato da alcune ricercatrici dello Spallanzani. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Mentre i primi 56 italiani sono tornati in patria con un volo militare partito da Wuhan e atterrato a Pratica di Mare, tre ricercatrici dello Spallanzani di Roma sono riuscite ad isolare il coronavirus, passo fondamentale per sviluppare terapie ed un possibile vaccino. La più giovane di loro, Francesca Colavita, ha 30 anni ed è originaria di Campobasso, precaria come tanti ricercatori italiani. Allo Spallanzani ha un contratto a tempo determinato in scadenza e lavora per meno di 20.000 euro l'anno. Il virologo Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara e coordinatore della task force abruzzese, spiega ai nostri microfoni cos'è il coronavirus. L'incidenza di morte e di morti è bassa. Questo coronavirus è un virus respiratorio che ha la capacità di determinare con i suoi recettori per il polmone potenzialmente un'infiammazione polmonare molto importante che va fuori controllo in alcuni soggetti, determinando un danno polmonare purtroppo irreversibile data la mancanza di cure specifiche per questa condizione. Cioè, la terapia è solo di supporto, è antinfiammatoria e di aiuto alla ventilazione, però non può essere risolutiva in tutti i casi. Il tasso di mortalità è intorno al 2%, questo da una parte è una cosa che tranquillizza, perché insomma, voglio dire, è una condizione meno grave della SARS che dava il 12% e della MERS che tuttora sta dando intorno al 35%, però è una cosa che non è del tutto buona, cioè vuol dire che sebbene i malati prima o poi vadano a sviluppare un quadro clinico che può essere meno grave ma comunque sintomatico, ci sono parecchie situazioni, molte persone che per un periodo di 5, 6, 7 giorni possono portare la condizione in modo sintomatico, anche se poi svilupperanno la fase sintomatica e quindi diffondersi nel mondo, capite? Quindi il timore che questa bassa mortalità ci dà è che se noi non mettevamo quell'allerta adeguata per tempo, la distribuzione nel mondo di queste persone potesse essere facilitata proprio dal carattere un po' più benigno della malattia. Però quello che ci tengo a sottolineare in questa circostanza è che c'è stato uno scambio talmente tempestivo di informazioni che tutti i sistemi occidentali sono stati allertati. Tornando invece ai connazionali rientrati oggi in Italia dalla Cina, tra i quali c'è anche lo studente pescarese Lorenzo Di Berardino, dovranno restare alla Cecchignola in quarantena per altre 2 settimane prima di poter tornare ciascuno nella propria abitazione. Nel centro militare di Roma è stato allestito intanto un apposito campo dove, dopo i primi controlli allo sbarco, saranno monitorati per i prossimi 15 giorni. E mentre più del contagio si sta diffondendo la paura e la caccia immotivata al cinese, nelle farmacie scarseggiano le mascherine nel tentativo, anche questo del tutto immotivato, di difendersi da un virus che al momento desta allerta e non allarme. Anche su questo il dottor Parruti invita tutti alla calma e a non farsi prendere dalla psicosi. Qual è la verità sulla mascherina? Se un malato potenzialmente contagioso porta la mascherina e io sono a 1 metro, come siamo io e lei, di distanza in questo momento, non c'è nessun rischio di contagio, cioè la mascherina è altamente protettiva. Quello che vi sto raccomandando a tutti, non fate incetta di mascherine però nelle farmacie, perché altrimenti se qualcuno ne ha veramente bisogno poi non la trova. Quindi che io abbia a casa 50 mascherine quando non sono io a dover difendere la collettività, sto facendo solo un aggiottaggio contro il bene pubblico. Quindi vi raccomando, la mascherina serve, ma serve se serve. Quindi lasciatela in farmacia per chi ne ha bisogno.
Allora, come abbiamo ascoltato anche dal servizio, sono rientrati in patria i connazionali che erano a Wuhan, il focolaio del contagio da coronavirus, sono atterrati questa mattina, tra loro c'è anche lo studente pescarese Lorenzo Di Berardino e noi siamo collegati con la madre di Lorenzo, Alessandra Genco, che è anche consigliera di parità della regione Abruzzo, che questa mattina appunto è andata a Roma per cercare di incontrare il figlio, ma da come abbiamo capito, dottoressa Genco, è molto difficile perché sono in quarantena. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, siamo fuori la Cecchignola, è passato da una mezz'oretta il pullman che portava tutti i rientrati dalla Cina e non siamo riusciti a vederlo. Ci hanno comunicato che non è possibile per il momento incontrarlo e che ci avrebbero fatto sapere qualcosa nei prossimi giorni. Siete in qualche maniera riusciti a mettervi in contatto, magari via telefonica, non so, con un SMS, con qualche messaggio WhatsApp? Sì, ci parliamo tranquillamente, via messaggio, via telefono con Lorenzo, che è tranquillo, un po' scombussolato da tutte queste due giornate, insomma, un po' tumultuose, però lui sta bene, sereno, tranquillo, ci ha confortato molto, insomma, sentirlo e soprattutto vederlo arrivare in Italia, insomma, ecco. Ecco, che cosa vi ha raccontato di quello che è accaduto in Cina, insomma, di come è stata gestita lì l'emergenza? Ma lì è stata gestita molto bene, lui era presso l'università di Wuhan, l'università ha messo a disposizione tutto quello che poteva, consideriamo che questo è il periodo di chiusura dell'università perché c'era il Capodanno, le festività del Capodanno cinese, hanno per gli studenti che erano fuori sede, quindi tutti stranieri, riaperta una mensa, negli ultimi giorni addirittura gli portavano il cibo in camera, quindi massima disponibilità da parte dell'università cinese ma anche quella di provenienza, quella di Trento. Ecco, non potrete incontrarlo se non prima dei 15 giorni di quarantena, mi sembra di aver capito, è così? Così abbiamo saputo, però non abbiamo notizie dirette, cioè dopo lo screening medico che gli dovranno fare, non lo so, ci diranno indicazioni in merito. Ecco, Lorenzo dovrà tornare in Cina, insomma, a parte la parentesi di questa disavventura, dovrà tornare per completare gli studi oppure non ci tornerà in Cina? Ma lui ha finito il suo periodo di 5 mesi in Cina ed è rimasto affascinato da questa terra e dice che vuole tornare. Insomma, quindi nonostante questa, diciamo, parentesi non certo piacevole, però insomma... No, non si è lasciato scoraggiare. Non si è lasciato scoraggiare. Questo è un bene. No. Io ringrazio la dottoressa Genco per essere stata con noi in diretta nel nostro telegiornale. Chiaramente, se sente Lorenzo, anche i nostri saluti da parte di tutta la redazione. La ringrazio. Buona giornata a tutti. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale perché adesso invece c'è una notizia che riguarda Teramo. Questo pomeriggio, attorno alle 15.45, il sindaco Gianguido D'Alberto presenterà la nuova giunta comunale dopo il rimpasto seguito all'azzeramento delle deleghe. Come era nelle previsioni, sono 9 i nuovi assessori e tra le novità c'è l'ingresso in giunta di uno dei competitor delle scorse elezioni di D'Alberto, cioè Giovanni Cavallari, che avrà la fascia di vice sindaco e la delega pesante ai lavori pubblici. In giunta anche Antonio Filipponi, Andrea Core, Valdo Di Bonaventura e Maurizio Verna, assieme alle donne in quota rosa Stefania Di Padova, Ilaria De Santis, Martina Maranella e Sara Falini. Andiamo adesso avanti, restiamo sempre a Teramo. Vandalismi e aggressioni sempre più frequenti nei giorni del fine settimana nel centro storico. Protagonisti di queste scorribande violente sono soprattutto branchi di minorenni ubriachi. Il sindaco Gianguido D'Alberto è intervenuto personalmente visitando i bar della città e dichiarando tolleranza zero sulla vendita degli alcolici ai più giovani. Sentiamo Tania Bonici Castelli.
Sono mesi che i residenti del centro storico di Teramo lamentano risse, aggressioni e schiamazzi, in particolar modo nelle serate del fine settimana. Protagonisti di queste scorribande violente sono per lo più minorenni, molto giovani, spesso ragazzini delle scuole medie, che si ubriacano pesantemente e dopo essersi uniti in branchi si affrontano tra di loro, vandalizzano strade e piazze e molestano chiunque gli capiti a tiro. Il problema principale sembra essere l'alcol, che viene loro venduto liberamente nonostante non sia consentito. La situazione sembra essere davvero degenerata, se è dovuto intervenire personalmente il sindaco Gian Guido D'Alberto, che nel weekend ha fatto il giro dei locali cittadini dichiarando di essere rimasto sconvolto da quello che ha visto. Sabato sera, racconta D'Alberto, ho direttamente constatato che i bar della città erano affollati all'interno e all'esterno da decine e decine di ragazzi, anche minorenni, intenti a consumare alcol, e ho chiesto l'intervento della polizia locale per gli accertamenti e le verifiche del caso. Mi sento a questo punto, continua il primo cittadino di Teramo, di applicare una sorta di tolleranza zero su un fenomeno che comincia davvero ad assumere dimensioni e aspetti particolarmente gravi, sia per quanto concerne la salute psichica e fisica dei ragazzi, sia per quanto riguarda le conseguenze, come il verificarsi di episodi di bullismo e di vandalismo che deturpano la città. D'Alberto chiede collaborazione anche agli adulti, ai genitori e agli stessi gestori dei locali di somministrazione di bevande. Invito pertanto, conclude il sindaco di Teramo, tutti coloro che hanno potere e dovere di intervento, e non dimentico le forze dell'ordine, ad una più concreta e assidua assunzione di responsabilità. È necessaria la fermezza, ma anche scelte esemplari che ingenerino un amore per la vita, per la bellezza e per la propria città. Giornata particolare e densa a Chieti, dove nella parte bassa della città è stato presentato il nuovo piazzale di manovra e sosta della TUA, la società unica del trasporto pubblico abruzzese, che può accogliere 30 autobus e 10 auto e ha una superficie di 4.500 metri quadrati. Sempre nella mattinata è stato presentato anche il nuovo gestore della piscina comunale. Sentiamo Giuseppe Dintino. A fine mandato l'amministrazione teatina raggiunge due nuovi traguardi. Il primo è quello della nuova sede del trasporto pubblico, il secondo quello dell'affidamento delle piscine comunali. Per quanto riguarda la nuova sede TUA, questa è stata realizzata in poco più di due mesi, ricopre 4.500 metri quadrati in località Brecciarola e può accogliere 30 autobus e 10 autovetture. Entro ottobre però dovranno essere terminati altri lavori ancora necessari, ovvero quelli di installazione dell'impianto di lavaggio dei mezzi, la tettoia, la struttura per il personale e altri ancora. In 62 giorni il primo step che avevamo in animo di realizzare è stato realizzato, abbiamo in qualche misura dimostrato non solo volontà ma anche la capacità di mantenere gli impegni che abbiamo assunto. Per quanto riguarda lo stadio del nuoto di Chieti invece avrà una funzione polivalente, non solo sport quindi ma anche divertimento e cultura. Questo impianto non sarà soltanto un impianto natatorio ma sarà un luogo dove fare manifestazioni, incontri, cultura, spettacoli e ovviamente soprattutto nuoto. Ma l'idea del comune che stiamo valutando è quella di dare un senso organizzato a tutta quell'area. Per salvare la piscina era necessaria una gestione imprenditoriale e questa è la posizione del governo teatino, che ha affidato la gestione dell'impianto per 25 anni alla ditta ESA Sales Network, che si impegna a completare tutti i lavori in 4 anni per un totale di 2.500.000. Intanto il terreno della nuova sede TUA è proprietà della Central Park. Entrambe le società sono riconducibili al noto imprenditore Walter Serpellini, che da un lato quindi investe nella piscina, dall'altro riceve il compenso d'affitto da parte di TUA. Le società che hanno partecipato sono diverse e credo che oggi abbiamo ottenuto un grandioso risultato, una sede di TUA nuova, funzionale, con ovviamente la conservazione della sede in città. L'altra operazione è un'operazione diversa, era una gara e quindi è chiaro che chi ha partecipato poi ha vinto. Per la piscina però il bando è stato vinto dall'unica azienda partecipante e nonostante le due diverse società siano riconducibili alla medesima persona, per il sindaco Di Primio le due operazioni non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Andiamo all'Aquila adesso, il conservatorio Casella acquista l'immobile dell'ex Accademia dell'Immagine, è andato all'asta. Il Casella avrà finalmente dunque una sede adeguata dopo la ristrutturazione. Vediamo il servizio di Daniela Rosone.
È il conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila ad aggiudicarsi l'asta per l'acquisizione dell'ex sede dell'Accademia dell'Immagine, ormai in abbandono da più di 10 anni. Si è chiuso così l'iter per l'acquisizione dell'ex sede dell'Accademia. Il conservatorio si è aggiudicato l'asta presso il Tribunale dell'Aquila a seguito della proposta di acquisizione da parte del direttore uscente Gian Domenico Piermarini. La storica sede dell'Accademia dell'Immagine era inagibile dal 6 aprile del 2009 ed era stata pignorata e espropriata per il mancato pagamento delle rate del mutuo contratto a causa della crisi dell'istituzione culturale aquilana che per anni ha rappresentato un fiore all'occhiello della città dell'Aquila. Nell'udienza, dopo che le altre aste erano andate a vuoto, il conservatorio, rappresentato dal presidente dell'ente, l'avvocato Domenico De Nardis, delegato dal consiglio di amministrazione, ha acquistato così l'edificio alla cifra di 410.000 euro. Le altre due offerte che erano state avanzate sono state ritirate. Il passaggio successivo ora sarà la ristrutturazione di tutto l'immobile, poi il conservatorio potrà lasciare il MUSP di via Francesco Savini, i cui spazi sono inadatti ad un conservatorio che ha sempre molti iscritti e tantissime attività. Aveva bisogno di spazi e questo spazio è sicuramente funzionale alle attività del Casella. Ed ora siamo arrivati alla pagina dello sport. In primo piano la Serie B, il match di questa sera fra Pescara e Cosenza all'Adriatico Cornacchia. Il fischio d'inizio previsto alle ore 21 chiude la terza giornata di ritorno del campionato cadetto. I biancazzurri affrontano una squadra in difficoltà, reduce da 3 stop di fila e il cui allenatore Piero Braglia si gioca la panchina. Al suo debutto casalingo invece il tecnico Nicola Legrottaglie, che perde per infortunio il neoacquisto Pucciarelli. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Più Melegoni che Crecco. Il tecnico Nicola Legrottaglie debutta questa sera all'Adriatico Cornacchia contro il Cosenza e il centrocampista di proprietà dell'Atalanta è il principale indiziato alla sostituzione di José Machin, andato via negli ultimi giorni di calciomercato. Sarà l'unica novità nell'11 base visto contro il Pordenone e dunque confermato per 10 undicesimi. Non convocato uno dei volti nuovi, Manuel Pucciarelli, alle prese con un problema muscolare. Chiuso il mercato, l'attenzione torna dunque al campo. Legrottaglie traccia la linea maestra e va oltre la partenza di Machin. L'obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto vedere a Pordenone e noi abbiamo lavorato su quello e quindi vogliamo proprio ripeterci per l'atteggiamento. Ho giocato con giocatori molto più forti di Machin, no? Perché ho giocato con campioni di un certo calibro e vi posso assicurare che le vittorie più grandi le abbiamo avute quando il gruppo remava tutto dalla stessa parte e il campione emergeva. Ho anche vissuto situazioni dove i grandi campioni, pur essendo grandi campioni, non ci hanno fatto vincere nulla, è perché dietro non c'era la coesione di gruppo. Quindi io ho detto ai miei ragazzi: noi dobbiamo costruire la nostra identità, noi sappiamo chi siamo. Si affiderà alla coppia d'attacco Riviera-Asensio il tecnico del Cosenza Piero Braglia, che dopo 3 sconfitte consecutive si gioca la panchina proprio a Pescara. Beh, lui è navigato, è un mister navigato, sicuramente sta preparando la partita per portare a casa i punti, per fare bene. Loro ultimamente hanno giocato col rombo, poi hanno giocato col 3-5-2, possono fare 3-4-1-2, ma cambia poco. Rispetto, ma cambia poco. Il Pordenone pure, no? Sapevamo che era una signor squadra. Cosa è cambiato? È cambiato che il Pescara ha deciso di essere Pescara. Il Pescara ha creduto in sé stesso, ha creduto in chi è. Le dinamiche deludenti del calciomercato e le dichiarazioni rilasciate alla nostra emittente dal presidente Sebastiani hanno inasprito la frattura tra il massimo dirigente biancazzurro e una parte della tifoseria. Con un comunicato i Rangers invitano Sebastiani a farsi da parte e annunciano iniziative a tal proposito. Legrottaglie fa scudo e lancia alla piazza un appello alla coesione di intenti. Noi siamo una squadra che vuole a oggi vuole stupire, vuole fare bene e abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno dell'ambiente. Cioè io credo che la verità è questo, che io ti dica e voglio fare bene a Pescara, aiutami. Per la mia esperienza l'ambiente rilassato, l'ambiente sereno porta alla lunga per forza di cosa più frutto. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio, Andrea Costantini e i suoi ospiti, Paolo Renzetti dallo Stadio Adriatico per raccontarvi proprio la partita fra Pescara e Cosenza.
Continuiamo con il nostro telegiornale, continuiamo con lo sport e il calcio, andiamo in Serie C, gara senza storia al Bonolis con il Teramo che batte il Rende 3-0 grazie alla rete di Cancellotti e alla doppietta di Magnaghi. Per i biancorossi è il quarto successo sulle 5 partite disputate nel nuovo anno. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo regola il Rende 3-0, partita mai in discussione col Diavolo che passa in vantaggio nel primo tempo e nel secondo mette al sicuro il risultato salendo a quota 37 punti in classifica. Tenino conferma le indicazioni della vigilia con Arrigoni in mezzo al campo e la coppia Cristini-Soprano al centro della difesa rende in clamorosa emergenza. In attacco c'è Colima, Rigoli ha a disposizione solamente 18 giocatori e schiera un 4-5-1 che vede Godano unico riferimento avanzato con Vito Francesco inedito Frangiflutti davanti alla difesa. La prima parte soporifera è squarciata però dalla rete il vantaggio di casa. Bombaggi al sedicesimo dalla bandierina mette al centro un pallone velenoso che Cancellotti ribadisce sotto misura con una girata che si insacca all'incrocio dei pali. Terzo gol in stagione per l'esterno destro biancorosso, l'1-0 stappa la partita. Al diciannovesimo Ilari a potersi sistemare il pallone sul sinistro e sparare da posizione defilata verso Savelloni, sfera potente ma alta. Il Teramo sembra in controllo della partita ma al 31esimo Nossa si ritrova da solo dalle parti di Domei sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma si divora la rete del pareggio. Ancora Ilaria al 34esimo sfrutta la corta respinta dello stesso Nossa, altra conclusione che manca di poco il bersaglio grosso. La formazione calabrese sul finale di tempo torna a farsi vedere con Collocolo che assistito da Giannotti prende l'ascensore e di testa colpisce la parte alta della traversa. In apertura di ripresa clamorosa l'occasione che capita ancora di Lari, liberato dalla sponda di Magnaghi, Savelloni in uscita bassa chiude la conclusione del centrocampista. Malasse si ripropone al 58esimo, azione tutta verticale, il fraseggio è di altissimo profilo, Ilari trova il corridoio per Magnaghi, colpo sotto del centravanti, raddoppio del Teramo, sesta rete in campionato per il centravanti di casa, Diavolo sulle ali dell'entusiasmo che sfiora il Tris con Bombaggi, il cui sinistro centrale parato da Savelloni. Tris che però arriva a stretto giro, anche qui grazie ad una combinazione tutta in verticale, Costa Ferreira per la testa di Santoro, sponda che libera ancora Magnaghi, destro mortifero, pallone in fondo al sacco e gara in cassaforte per l'11 di Tedino. Il Rende al tappeto e si rivede solo al 77esimo con il piazzato alto calciato da Giannotti da buona posizione. Tedino dopo aver inserito Birligè e Mungo conclude le sostituzioni con Minelli, Viero e Florio per Bombaggi, Santoro e Tentardini in un finale in cui il Diavolo amministra l'ampio vantaggio senza soffrire nulla e tornando al successo il quarto in 5 gare nel 2020. Ora la controprova in trasferta a Viterbo, lontano da casa dove spesso sono arrivate meno soddisfazioni di quanto ci si potesse aspettare. Ed ora la Serie D, dopo aver ribaltato il risultato, ha cullato il sogno della vittoria fino agli istanti finali. Il Notaresco invece è stato acciuffato sul 2-2 dalla Recanatese in pieno recupero. Il portiere Scotti ha evitato la beffa. Il margine di vantaggio della capolista sul Matelica è ora di 6 punti. Il servizio. Pari e patta fra Notaresco e Recanatese con la capolista raggiunta in zona Cesarini sul 2-2 dai maidomi marchigiani. Dopo il successo del Matelica con il Chieti diventano così 6 punti di vantaggio dei ragazzi di Vagnoni sulla formazione di Colavitto con il pensiero già rivolto in casa rossoblu al derby di Pineto. Contestata dal tecnico di casa la direzione arbitrale di Baratta di Rossano. Avvio shock per i padroni di casa visto che al quarto gli ospiti sono già in gol con Pezzetti. Sotti che si inventa una gran rete mettendo la palla all'incrocio dei 30 metri. Gelo al Savini con i padroni di casa costretti subito a rincorrere. I ragazzi del presidente Di Giovanni sembrano apparentemente accusare il colpo, trovando invece subito la parità al decimo con un tiro di Cancelli che inganna Marco Antognini costretto a raccogliere il pallone alle sue spalle. Per il centrocampista rossoblu è la terza rete stagionale festeggiata sotto la tribuna dei tifosi di casa. Dopo il pareggio il Notaresco ci crede, inizia ad attaccare, rischiando però moltissimo al 23esimo quando Titone chiama Scotti ad una difficoltosa deviazione in calcio d'angolo. Nonostante le assenze, la squadra di Federico Giampaolo fa vedere di che pasta è fatta. Il match vive di strappi, come accade al 26esimo quando si accende Marco Sansovini che dai 20 metri mette di poco al lato. Alla mezz'ora ancora padroni di casa in avanti con Cancelli che dal limite sbaglia però la conclusione mandando il pallone alto. Al 35esimo ancora Sansovini, questa volta
respira Frulla che in area marchigiana vede la sua conclusione deviata. Passa un minuto e Marcantonini è costretto a respingere con i pugni un angolo teso di Frulla. Cresce di intensità la pressione dei padroni di casa con Romano che al 40esimo trova anche il gol del 2-1 annullato dal direttore di gara per un fuorigioco che appare quantomeno dubbio. Spinge la formazione abruzzese con Frulla che poi al 41esimo impegna dalla distanza il portiere giallorosso che è attento. Della ripresa si riparte con il notaresco in avanti, ma al quarto ancora Frulla trova la respinta con i pugni dell'estremo ospite. Ancora più ghiotta un minuto dopo l'occasione che capita sui piedi di Monachesi per la Recanatese che in area abruzzese mette clamorosamente al lato. Al 7esimo Romano in area tutto solo colpisce male la sfera di testa facendo imbestialire i tifosi di casa. Ancora la squadra del presidente Di Giovanni pericolosa all'8esimo con Sansovini che mette al lato di pochissimo. Gara che resta apertissima con la capolista che però al 14esimo mette la freccia con il solito Marco Sansovini che alla sua maniera fa 2-1 facendo esplodere il Savini. Per l'ex attaccante del Pescara è l'11esima rete stagionale in maglia rossoblù. Una volta arrivato il gol la squadra di Vagnoni rifiata con gli ospiti piuttosto spuntati seppur tutt'altro che rassegnati alla sconfitta. Si arriva così nel convulso finale quando al 41esimo Blando dal limite chiama al salvataggio Marcantonini. Nel finale però gli ospiti trovano il 2-2 con una rete di Senigalliesi che fa calare il silenzio sul Savini che poi vede le streghe al 47esimo quando su colpo di testa di Rutiens Scotti è miracoloso. Finisce in parità con la capolista che nel finale getta così alle ortiche la conquista dei tre punti. Una brutta partita risolta dalla zampata del difensore Nicolao. Il Giulianova si fa superare in casa dall'Agnonese, vede allontanarsi la zona salvezza e viene contestato dal pubblico del Fadini. Il successo permette invece ai molisani di entrare in zona playoff, ci racconta la partita Roberta Di Sante. Non può che iniziare così Real Giulianova Olimpia Agnonese, con il sentito ricordo di tutto l'ambiente giallorosso a Franco Bei, grande uomo di sport, arbitro e tifosissimo giugliese, compagno di tante domeniche al Fadini che non ce l'ha fatta a vincere la sua personale partita dopo il tragico incidente di pochi giorni fa. La società, la squadra, il tecnico del grosso e i tifosi che espongono in curva lo striscione vicini alla famiglia Bei si stringono al dolore di una città intera. In campo oggi il Giulianova gioca anche per Franco. Senza Nazzari squalificato per 3 giornate, ma con Ferrini che ritrova una maglia da titolare. Di fronte l'Agnonese di Diakité e di Arrà, reduce dal largo successo sul Chieti. La gara è agonisticamente combattuta fin da subito. A farne le spese, Allegra, Vitelli e Minicucci che finiscono sul taccuino del direttore di gara Gavini in nemmeno 10 minuti di gioco. La prima occasione al minuto 13 è di marca ospite, con di Arrà che dal limite gira alto sopra la traversa. Al 20esimo Viskovic commette fallo su Balducci in ripartenza, ma questa volta il direttore di gara lo grazia. 2 minuti più tardi, l'occasione più importante per il Giulianova, sui piedi di Cipriani che in diagonale impegna Meri, bravo nell'occasione a chiudere lo specchio. La gara stenta a decollare e al 34esimo Bifulco prova a complicarsi la vita da solo, rinviando sulla schiena di Amaia, salvo poi riuscire a recuperare lo sbarione. Sugli sviluppi dell'azione ancora un fallo, questa volta di Diarra su D'Antonio, altro cartellino giallo tra le proteste e altro capannello di uomini intorno al direttore di gara che impiega qualche istante a riportare la calma. Nell'occasione ammonito anche il medico sociale giallorosso. La gara si sblocca solo all'8esimo della ripresa, alla prima vera occasione utile, una cinica Agnonese passa. Diarra calcia dal limite, Amaia si coordina e rovesciata e la prodezza diventa un cross per Nicolao che in spaccata trafigge Bifunco a fil di palo. Il Giulianova accusa e al 16esimo potrebbe incassare anche il raddoppio con la conclusione dal limite di Acosta che si alza di pochissimo sopra la traversa. La reazione del Giulianova è sterile, Di Paolo e Ramcu provano a sfondare sulla destra senza riuscire a scardinare le maglie della difesa granata. Al 25esimo è Torelli a procurarsi un buon calcio di punizione dal limite, ma Barlafante a giro non riesce a centrare il bersaglio grosso. I giallorossi si affidano troppo spesso ai lanci lunghi tagliando il centrocampo, ma i tentativi sono belli
Leitari. Al 36esimo, nella confusione, i giuliesi reclamano per un fallo di mano, ma il direttore di gara fa proseguire. Ultimo tentativo, al 43esimo, il tiro cross di Ferrini, ma Meiri esce in anticipo e fa sua la sfera. Un passo indietro per la squadra di Del Grosso, che rispetto alle ultime uscite fatica nella manovra e paga cara l'unica disattenzione di una partita brutta, dove a vincere è la squadra più cinica. Con i tre punti, l'Agnonese approda al quinto posto in graduatoria scalzando il Pineto e non nasconde l'obiettivo playoff. Classifica adesso invece che si fa sempre più delicata per il Giulianova, con i tifosi che contestano la società a fine gara. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di buon proseguimento con i nostri programmi.